Luciano Mioni di Altra Agricoltura. Voi avete sede in Corso Australia, però diciamo che siete stati sfrattati. Qual è la situazione? Alcuni mesi fa ci è arrivata una lettera di sfratto praticamente. Noi avevamo una convenzione con il comune, per cui usavamo questi locali, diciamo, a titolo gratuito, perché il comune ci ha sempre riconosciuto il ruolo sociale. Utile alla cittadinanza, e fino adesso siamo rimasti lì. Siamo praticamente l'unico presidio di quella zona del complesso di Corso Australia, dell'ex macello di Corso Australia, perché tutto il resto è disabitato. E oggi siete davanti al comune per chiedere che cosa? Dovete incontrare qualche assessore e quali sono le vostre richieste? Dovremmo incontrare i dirigenti del settore patrimonio e l'assessore al patrimonio agricoletto per concordare una possibile via d'uscita da questa situazione. Avete raccolto anche moltissime firme, insomma, e ci può anche spiegare cos'è che fate, qual è la vostra occupazione e perché siete utili alla cittadinanza, che servizio offrite? Abbiamo raccolto all'oggi in 10 giorni 3.400 firme a sostegno della nostra permanenza in quella sede sociale, che è molto particolare perché ha un sistema di mantenimento delle linee del freddo, ha le superfici adeguate al lavoro di picking, cioè a costruire le cassette, perché la nostra attività principale è promuovere i gruppi d'acquisto solidali e fornire un servizio alle famiglie.